Abbiamo cominciato a definire un sistema di scogliere biogene a profondità tra i 40 e i 60 metri intorno alle coste pugliesi, presumibilmente presenti anche altrove in Mediterraneo, che costituiscono un grande tesoro. Circa 3 anni fa abbiamo acceso i riflettori su queste particolari biocostruzioni che si trovano lungo la costa pugliese fra i 40 e i 70 metri di profondità. In particolare a Monopoli abbiamo messo in evidenza la presenza di una scogliera corallina, dove gli animali, i coralli in particolare, hanno un ruolo fondamentale nella realizzazione della struttura vera e propria. Da lì poi l'interesse si è spostato lungo tutto il resto della costa pugliese, perché ci sembrava strano che questa scogliera fosse presente soltanto a Monopoli. In realtà abbiamo messo in evidenza come questa struttura, questa biocostruzione particolare, incomincia dalle Tremiti, prosegue lungo tutto l'Adriatico pugliese, risale lungo il canale d'Otranto fino alle coste ioniche tarantine. In questi fondali sommersi, un substrato originario costituito da calcareniti carbonatiche, quindi da rocce carbonatiche, è colonizzato e ricoperto, per uno spessore che appunto verosimilmente può raggiungere i 2 metri, da organismi che morendo lasciano il loro scheletro adeso alla roccia originaria, costruendo sopra di esso una struttura che finisce in questi casi per essere prevalente rispetto alla roccia madre. Questo aspetto, che era ben noto per i coralli ai tropici, lo stiamo descrivendo per il Mediterraneo, quindi non in ambiente tropicale, sia per i coralli, tra virgolette, che poi si chiamano madrepore, sia per quanto riguarda le ostriche, elemento nuovo, questa struttura che riescono a costruire è per la prima volta stata descritta in Mediterraneo. E che cambia lo scenario di quello che si sapeva per il Mediterraneo, dove ancora nei libri universitari c'è scritto che i principali biocostruttori marini in Mediterraneo sono le alghe calcaree. Beh, noi stiamo dimostrando che questo discorso per l'Adriatico o per lo Ionio pugliese non vale. I principali biocostruttori, verosimilmente, sono gli animali. Stiamo continuando i nostri studi per capire qual è lo stato di salute di questi ambienti in un mare che è in continua evoluzione o involuzione, potremmo dire, anche a causa dell'uomo, soprattutto a causa dell'uomo, dell'impatto umano. In questo periodo stiamo andando a verificare come si riproducono le sclerattinie che costruiscono la scogliera corallina. Vogliamo capire come reclutano, quindi come si riproduce la scogliera, diciamo. Naturalmente ci si può andare anche per svago e non si rimarrà delusi perché la scogliera corallina è molto ricca di biodiversità, ma anche di organismi macroscopici come le spugne, che sono a volte arborescenti, molto colorate, che rendono l'ambiente particolarmente pittoresco. Per esempio, nelle scogliere ad ostriche di Otranto o di Leuca, il substrato generato da questi organismi è popolato da bellissime gorgonie rosse o ventagli di mare e da corallo rosso, che sono, da un punto di vista scenografico, forse quanto di più bello presente in Mediterraneo. Nonostante dovrebbero essere un po' più banali dal punto di vista dei colori, in realtà basta accendere una torcia sott'acqua a 50 metri per rendersi conto che i colori presenti in alcune di queste scogliere mesofotiche non hanno nulla da invidiare alle ben più note scogliere coralline tropicali. L'emozione di essere di fronte a una biocostruzione, una biocenosi nuova per le coste pugliesi, era enorme, era.